Forse c'è questo sorriso un po' alla Joker, però vabbè. Salve a tutti amici collezionisti e bentornati su Friday the 13th Store, canale di collezionismo dove troverete recensioni di action figure come questa che state guardando. Se siete collezionisti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i video futuri. Io sono Davide, con me il mio piccolo assistente Diego. E oggi siamo qua per parlare dei Power Rangers. Perché oggi è venerdì. Perfetto, tutti venerdì noi parliamo dei Power Rangers. Esatto, bravissimo. Hai studiato? Sì. Ok, abbiamo iniziato questa saga, questa serie, questa rubrica, chiamatela come volete, sul nostro canale, dove ogni venerdì parliamo di Power Rangers. In particolare, o al momento, stiamo parlando della serie Lightning Collection di Hasbro. Abbiamo iniziato con Jason, abbiamo visto Trini, poi abbiamo visto Zack, e oggi è il turno di Kimberly Ann Hart, la Pink Rangers praticamente, che ha il potere pterodattilo, esatto, e ha l'arma che è arco. Perfetto. E ok, praticamente Kimberly è, abbiamo detto, la Pink Rangers, e a differenza degli altri tre che abbiamo visto precedentemente, non abbandonerà la scena fino alla terza stagione, o meglio alla fine della terza stagione. Diciamo che nella stagione successiva non ci sarà Kimberly. Infatti arriva Kate, che prenderà poi il suo posto. Potere l'abbiamo detto, l'arma l'abbiamo detto, l'unica cosa che possiamo dire è che diciamo che ha una amicizia tenera con Tommy durante queste tre stagioni, e basta, questa è tutta la sua storia. Quindi direi che possiamo passare all'unboxing. Sì. Giusto? Sì. Ok, allora venite con noi e ci vediamo sul tavolo. Ciao, ci vediamo sul tavolo. Ok, eccoci con la nostra action fuori dalla scatola. Misuriamola 15 cm. Questa è l'unica Power Rangers con la gonna, nonostante le donne siano due. Vediamo nel casco il nostro muso dello pterodattilo. Allora, diamo un'occhiata allo sculpt e agli snodi nella testa. Allora, possiamo guardare giù, possiamo guardare su, e ovviamente ruotare. Poi snodi sulle spalle, possiamo arrivare fino a qui. Abbiamo il butterfly joint, con cui possiamo fare delle pose, soprattutto con lei che ha l'arco, quindi possiamo fare posizioni davvero ottime, ad esempio questa. Poi doppio snodo al gomito, le mani possono ruotare e anche andare su e giù. Poi snodo al petto, ne abbiamo due, uno superiore e uno inferiore. Possiamo andare indietro fino a qui e avanti, così. E ovviamente possiamo ruotare. Poi snodi alle gambe, molto buoni. Abbiamo anche la rotazione sulla coscia, in questo modo. Poi doppio snodo al ginocchio, rotazione del polpaccio su e giù appena appena per quanto riguarda il piede, possiamo andare indietro in questo modo, e poi abbiamo uno snodo un po' strano nei piedi, che però ci viene utile in caso dovessimo fare posizioni un po' azzardate, tipo spaccate o cose del genere. Poi abbiamo la cintura con sopra la nostra moneta del potere, in questo caso la moneta dello pterodattilo, e poi la fondina in gomma morbida. E questa è la nostra Pink Rangers. Allora, cominciamo con le mani. Abbiamo due paia
cioè un paio di mani con due mani diverse, una in questo modo aperta e una a pugno. Poi abbiamo la seconda testa, ovvero quella di Kimberly, tra l'altro molto ben fatta, devo dire che non è male come scatto. Poi abbiamo la solita pistola, l'arco, la freccia, gomma morbida, e poi abbiamo una freccia infuocata o comunque con un effetto un po' scenico. E questi sono tutti i nostri accessori. Ok, eccoci con le nostre valutazioni finali. Allora, premetto che non è uno dei miei personaggi preferiti dei Power Rangers, anzi forse quello che preferisco meno, però l'action figure l'ho trovata con un po' di difetti sia nelle articolazioni dei gomiti che in quelle delle ginocchia, niente di preoccupante, però giusto così per segnalarlo. E poi potevano gestire molto meglio secondo me il discorso arco e freccia, diciamo che si fa molta fatica ad esporla con la freccia in mano, però detto questo va benissimo così. Jason, ti è piaciuta? Sì, non è il mio preferito, ma è il mio preferito, viene più avanti. Sì, lo sappiamo qual è il tuo preferito. Ok, vi ricordo che se vi siete persi i video che abbiamo già recensito dei Power Rangers, li trovate nella playlist in fondo a questa recensione. Intanto vi ricordiamo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciateci un like o un commento se questo video vi piace e seguiteci anche sui nostri social. Noi vi diamo l'appuntamento come sempre al prossimo video, sempre qui, sempre con me e sempre con Jason. Grazie mille e ciao a tutti. Ciao.